L'insopportabile fardello della normalità, la precisione della sequenza feroce di una vita fatta a caro, fuga in terra di utopia per trovare pace. Ricordo dal sottosuolo della mente, un mondo per uomini stretti, lo stupore di essere ritrovato in una pozzanghera. Thank you.
clicco speaker calcolo. Il mio tutor madrelingua mi segue gratis. Argenti, gioielli e orologi dipinti del XIX secolo, simboli preziosi, lifestyle. Prendi tempo, artigiano metropolitano dal cuore rovesciato. Contamazione di carta usata. Niente sesso libero, per favore. Le parole sono palle di un gioco.
sangue a potere per un tuglio infame. Si raccontano bolle di sapore all'ombra di un Dio inferiore. Messa nudo dallo scenografo Stregone, un'utopia radicale con sonorità marina in quattro tempi, una gallina padovana va a spasso per il mondo con i tortellini però. Trasgredire la morte. Guardarla. Senza nostalgia. In versi di vento e di mare. Sulle tracce di confini. Thank you.
canto sconosciuto che viene dal disinganno del mondo, conservato in una biblioteca perduta, in un tempo non parlato. Racconta le nostalgie di un venditore di fontana, con percezioni di uomini segreti. Sui titoli di alcuni articoli, tu
recuperava titoli e periferiche, li spezzava, li teneva in disparte, li componeva e creava questa poesia. Quindi queste poesie sono la raccolta in realtà di tutti i titoli, frammenti di titoli eccetera, di anni e anni di creazione di questa storia. Non ho voluto dire questa cosa all'inizio perché secondo me avrebbe un attimo condizionato l'ascolto. In realtà è straordinario il lavoro che ha fatto. Faceva parte della sua creatività a 360 gradi. Per volere di Gianni, ma soprattutto di Carlo, noi abbiamo fatto questa pubblicazione di cui Carlo ha fatto la prefazione, io ho scritto alcune righe, e questa prefazione viene presentata appunto questa tecnica. È piacere mio per nome di Carlo e sicuramente è piacere di Gianni fare un omaggio a tutti voi che siete stati qua di un libro che noi abbiamo pubblicato apposta per dare un omaggio durante queste performance. A nome di tutti, scritto di Gianni.